Questo oltrepò ha due grandi vitigni da valorizzare. Uno è la Bonalda, ma è quello più straordinario, quello più importante, quello che è più è conosciuto in tutto il mondo, perché la Bonalda, quando si esce dalla Lombardia, è un po' ma in Piemonte non si beve la Bonalda, o pochissimo. Nel Veneto l'abbiamo introdotta un po' noi, ma manca il consumo. Ma il Pinot Nero lo conoscono tutti, in tutto il mondo. E allora qual è la Borgogna dell'Italia? L'oltrepò pavese. E allora perché non lo valorizziamo? Poi ho visto che ogni anno 250 ettari, 2500 ettari, poi meno, bisogna metterlo. Diciamo, cosa ne facciamo? Per venderlo bisogna valorizzarlo, perché bisogna produrre qualità, valorizzarla e possibilmente guadagnare, perché voglio dire, le fatiche che facciamo, lo sappiamo tutti. Un giorno piove, un giorno fa freddo, un giorno c'è la siccità e poi ci troviamo che non riusciamo a vendere il vino, non va bene. Ma guardate, la colpa è nostra perché non sappiamo valorizzare il prodotto, non sappiamo trovare un equilibrio fra produzione e consumo. E adesso questa idea, questa moda che poi è arrivata da due film che hanno fatto, è tornato di moda il vino nero. La zona più antica, dove si è sviluppato di più il Pinot Nero, dove ha trovato una zona di elezione, è l'Oltrepò Pavese. Allora, ogni parola che fa la regione, che fa la provincia, che fa la Camera di Commercio, che fanno i singoli produttori, deve essere per costruire questa immagine del Pinot Nero. Non possiamo pensare a un'esplosione, l'esplosione non funziona. Semmai funziona il sistema cinese, sa com'è il sistema cinese. Chi va in Cina lo sa, chi va a Pechino o a Shanghai, fa un viaggio, vede che ci sono tutte queste baracche in giro, torna dopo tre mesi, ci sono tutti i grattacieli, ci sono baracche dall'altra parte, e come fanno? Giorno e notte, sabato e domenica, mettono su mattone e costruiscono i grattacieli. Così dobbiamo fare. Allora l'esplosione non c'è perché i miracoli non li fanno, nel vino non si fanno, l'ha fatto una volta Gesù quando ha trasformato l'acqua in vino, ma è meglio non farlo che andiamo anche troppo di vino. E quindi invece dobbiamo lavorare ogni giorno per l'immagine del vino nero. Mi è piaciuta l'idea del consorzio, anzi chiedo che venga verificato che su tutti i paesi del mondo sia brevettato il cruasé, perché se no noi esportiamo il cruasé in Cina, non è brevettato, dopo due giorni c'è un cinese che lo brevetta. E noi dobbiamo chiedere permesso di andare a loro e pagargli la royalty per vendere il cruasé che è stato inventato qua. Quindi questo dobbiamo farlo velocissimamente, perché se non è brevettato bene e se avrà successo come ci auguriamo, il problema è un problema per tutti. Quindi bisogna farlo velocemente. Questa differenza fra, c'è una zona che ha oscurato l'Oltrepò e si chiama la Francia Corta. Non è mai bene parlare dei concorrenti, però ci spieghiamo e ci capiamo perché la Francia Corta ha avuto successo, perché l'Oltrepò non ha avuto successo. Allora facciamo un esame di coscienza. Primo, siamo stati così attenti alla qualità? Forse no. Forse no. E poi cosa abbiamo fatto per migliorare l'immagine? Non fatto niente. E loro sono cresciuti e andando in autostrada da Brescia a Bergamo vediamo che ci sono questi vigneti in pianura dappertutto, non sanno più dove piantare i vigneti, ogni anno crescono e non vanno in superproduzione. E noi abbiamo queste colline straordinarie con una tradizione del Pinot Nero, con una qualità che è straordinaria, si è fatta bene, curata, eccetera, ma possiamo fare e dobbiamo migliorare ancora e non riusciamo a valorizzare. Allora qualche cosa bisogna fare. Questa idea di usare un rosato, metodo classico. Una volta lo champagne, è quello che ha fatto un po' da ripista, un champagne rosé era un champagne che non era riuscito bene, che gli era scappato un po' di colore perché non erano riusciti a farlo bianco. E dopo, abilmente, hanno fatto lo champagne rosé, lo vendono a 5 euro in più dello champagne tradizionale, e quindi quello che era diventato un difetto è diventato un pregio.
La moda del rosé sta crescendo perché nella mente delle persone il vino rosato è un vino anche leggero. E quindi avere scelto un Cruaset, che poi è un nome che può piacere, non può piacere, però è unico, non è imitabile, ha un accento anche francese, quindi direi che funziona, che va bene. Quindi l'importante è che adesso, primo, fare il prodotto buono, quindi alle commissioni di assaggio del Cruaset raccomandiamo di non accreditare mai un Cruaset che non abbia delle caratteristiche di assoluta qualità. Punto primo. E secondo, bisogna investire, e qui parliamo con la regione, parliamo con la provincia, parliamo con la Camera di Commercio. Se non si investe non si ottiene niente. La Franciacorta ha investito per merito di ogni singola azienda e anche perché sono tanti più bravi. Adesso, voglio dire, è arrivato il momento di cominciare a costruire giorno e notte, sabato e domenica, mattone su mattone. Io vorrei dare un titolo a questo incontro di oggi e lo chiamerei La riscossa dell'oltrepò, perché forse abbiamo dormito per troppo tempo, e metto anche la mia azienda fra quelli che hanno dormito. Forse adesso, se c'è una buona volontà, se tutti insieme ci rendiamo conto delle potenzialità che ha questo territorio, se la regione e la provincia ci aiutano, io credo che è arrivato il momento dove, con questa idea del Cruaset, con la valorizzazione del Pinot Nero, non basta solo il Cruaset. Il Cruaset è uno dei mezzi per penetrare, è uno dei mezzi per valorizzare meglio, però il Pinot Nero va valorizzato. 2500 ettari sono 300-400-350 mila quintali d'uva, no, non è così facile. Allora bisogna cominciare a lavorare anche sul Pinot Nero e Nero, bisogna cominciare a rivalorizzare lo spumante metodo classico anche in bianco, perché ci sono tanti consumatori che lo vogliono in bianco. Bisogna valorizzare gli altri vitigni dell'Oltrepò, in modo particolare la Polanda, e se tutti insieme. E quindi però questa idea del Cruaset è quella che secondo me oggi può essere vincente, che fa da punta di diamante e fa da apripista per l'immagine dell'Oltrepò. Devo complimentarmi col consorzio per questa idea. Auspichiamo che anche la regione ci sia vicina per approfittare di questo momento di orgoglio dei produttori dell'Oltrepò e di voglia di riscossa, perché voglio dire, cosa hanno di più i bresciani, i bergamaschi rispetto all'Oltrepò? Anzi, cosa abbiamo di più noi? Allora, diamoci una mano, restiamo uniti, lavoriamo per la qualità, lavoriamo per l'immagine, lavoriamo per l'Oltrepò. Grazie a tutti.